Paese della montagna pistoiese di circa 80 abitanti, ci troviamo a 860 metri a circa 30 km da Pistoia. Vi faremo vedere innanzitutto la piazza del paese, poi la chiesa, poi ci sposteremo lungo l'itinerario della castagna e del carbone, che è un percorso dell'Ecomuseo della montagna pistoiese, e dopodiché andremo a vedere il sentiero che porta all'albero con gli occhi. Un luogo molto caro allo scrittore e giornalista Tiziano Terzani, che qui ha passato gran parte della sua vita e ha dedicato, diciamo, a questo luogo molti scritti e molto tempo. Adesso vi portiamo dentro la chiesa di Sant'Atanasio, che è la piccola chiesa che si trova nella piazza del paese, una chiesa del 1700. Questo è il bar alimentare Usce Bottega, la bottega gestita da una famiglia del paese, mentre il bar gestito dall'Associazione Culturale di Orsigna, che insieme all'Associazione Tremolini si impegna, diciamo, nel realizzare eventi culturali e ricreativi per il paese. Questa è la zona dei mulini, infatti a Orsigna, come in tutta la montagna pistoiese, si macinava e si macina la farina di castagne. Solo in questa zona ce n'erano quattro, uno è stato ristrutturato per diventare un ristorante, mentre ora andremo lungo l'itinerario dell'Ecomuseo della castagna e del carbone, dove troveremo un mulino ancora funzionante, dove tutt'oggi viene macinata la farina di castagne. Ci troviamo lungo l'itinerario della castagna dell'Ecomuseo della montagna pistoiese. Il primo edificio che troviamo alle mie spalle è un metato. Qui le castagne vengono seccate, quindi diciamo è la prima fase del processo di produzione della farina di castagne. Questo edificio è a due piani, nella parte inferiore si trova un fuoco che deve essere mantenuto tenue in modo che possa seccare le castagne senza bruciarle. Le castagne invece si trovano al piano superiore appoggiate su queste assi di legno che si chiamano carelle. Dopo il processo di seccatura le castagne vengono sbucciate, oggi si fa con una macchina, mentre in precedenza si faceva a mano. C'erano gli uomini che si preoccupavano di togliere la buccia esterna della castagna, mentre le donne lavoravano per togliere la sanza, ovvero la parte interna della castagna, attraverso questo attrezzo chiamato vassoia, che era proprio un enorme vassoio che queste donne utilizzavano lungo i fiumi cantando, quindi un'immagine anche molto poetica, e questo processo, appunto, facendo questo movimento, serviva a togliere la parte esterna della castagna, dopodiché era pronta per essere portata a macinare al mulino. È stato restaurato negli anni 2000, dove ancora oggi appunto si produce la farina di castagne. Qui siamo nella fase del processo finale di produzione, perché qui la farina viene macinata e, come avete visto prima, il corso del fiume viene deviato e l'acqua va a confluire tutta in un grande invaso che si chiama bottaccio. Dopodiché, attraverso l'apertura di un ugello che si trova, diciamo, nella parte retrostante
alle pale, l'acqua fuori esce, fa girare le pale con un moto orizzontale che azionano poi la macina di sopra che adesso andiamo a vedere all'interno del mulino. Proseguiamo sempre lungo la via della castagna e del carbone e troviamo appunto la riproduzione di una capanna di carbonai e più avanti troveremo la carbonaia, perché le tre attività prevalenti nella Valle dell'Orsigna in passato erano appunto la produzione di farina di castagne, la pastorizia e la produzione di carbone, solo che mentre queste due prime attività si svolgevano nella valle, la produzione di carbone si svolgeva altrove, in particolare in Maremma. E nonostante questo abbiamo ricostruito qua appunto la capanna e la carbonaia in modo da far vedere appunto ai turisti anche questo aspetto della vita quotidiana di Orsigna, diciamo fino agli anni 50. Ecco, l'ultima compagnia di carbonai è partita da Orsigna proprio nel 1955. Importante per il giornalista e scrittore Tiziano Terzani, e qui siamo all'Albero con gli occhi. Questo luogo nasce perché appunto Tiziano Terzani in punto di morte decide di venire a Orsigna perché è il luogo a cui attribuisce le sue radici e fa questo gesto per il nipote, mette a quest'albero due occhi per fargli capire appunto che anche la natura ha una vita e va rispettata. E quindi il paese, per omaggiare questo importante personaggio e anche per rendere noto il gesto, ha deciso di preservare questo ricordo. E ultimamente, appunto, come vedete, i turisti vengono e lasciano appunto un ricordo, un oggetto per ricordare e omaggiare questa importante figura. Allora, siete al ristorante La Selva, è un'attività che è aperta dal 1975. La nostra è una condizione familiare, abbiamo la possibilità di ospitare circa 40 ospiti, più abbiamo delle camere sopra il ristorante, quindi anche un piccolo albergo. I nostri piatti sono i piatti tipici della zona, sono fatti in casa, soprattutto la pasta, e poi usiamo prodotti prevalentemente, se possibile, della zona che riusciamo a trovare qua. Penso che chi viene qua possa trovarsi in un ambiente molto semplice, molto ospitale, molto familiare, e noi siamo a disposizione sempre dei nostri clienti il più possibile per quello che possiamo fare. Insomma, riusciamo a essere un po' in sintonia con chi viene da noi. Credo che questo sia importante quasi quanto i piatti che tu servi o i servizi che offri. Buongiorno, benvenuti. Ci troviamo al ristorante Mulino Liberto di Orsigna. Noi siamo un'attività che nasce dagli inizi degli anni 2000 tramite la cooperativa Val d'Orsigna, che ha ristrutturato questi locali che prima erano adibiti ad un vecchio mulino, anche questo. E da una quindicina d'anni circa si trova questo ristorante che si chiama Mulino Liberto. Facciamo piatti, la nostra cucina si basa soprattutto su piatti tipici, per esempio facciamo solo pasta fresca, usiamo molto le castagne, la farina di castagne, prodotti comunque autoctoni della zona, e quindi la nostra cucina è tipo questa, diciamo, è una cucina, una trattoria casalinga più o meno.
E il locale è un pochino piccolo, è strutturato su due sale, questa è la prima sala, poi c'è un'altra saletta giù e più abbiamo un posto fuori, però è un locale abbastanza piccolo. Il locale si trova situato a circa 25 km da Pistoia, siamo sull'Appennino Tosco-Emiliano, nel paese di Orsigna, che comunque rimane il comune di Pistoia, ma è un paese montano. E niente, vi aspettiamo, soprattutto l'estate è un posto fresco dove si sta bene, c'è molto verde, molta natura, e vi aspettiamo.